amministrazione privata di Fiuggi. Quest'anno... L'immagine del buon samaritano è quanto di più provvidenziale in questo nostro tempo, che è afflitto da molti mali sociali, morali, spirituali, che non sempre trovano risposta. La politica, l'economia, la giustizia, le istituzioni soffrono una profonda crisi che noi definiamo spirituale e dunque la cifra, la risposta deve essere spirituale. La gente grida aiuto, ha bisogno di accoglienza, di fraternità, di fare esperienza della misericordia. La misericordia non è una parola astratta, è proprio l'immagine di un samaritano, di un uomo che soccorre un altro uomo. Ecco, da 40 anni la convocazione del rinnovamento è questa forma di soccorso e questo aiuto, braccia tese, indirizzate a tanta gente, famiglie, bambini, giovani, sacerdoti, che sentono il bisogno della fraternità umana, il calore della prossimità. Ecco, per la prima volta dopo 40 anni siamo a Pesaro e sarà un'occasione per ridire che la misericordia vale in ogni angolo della terra, in ogni luogo della storia, e quest'anno varrà qui per Pesaro. Secondo lei la nostra società sta attraversando una crisi di valori o di identità? È l'uno e l'altro. In primo luogo è crisi identitaria e dunque se è crisi di identità è anche crisi di visione. Stiamo canonizzando i vizi piuttosto che esaltando le virtù. Guardando alle nuove generazioni c'è un grande smarrimento, ma la responsabilità è del mondo dei padri e degli adulti. E la convocazione che si svolgerà qui a Pesaro, come ogni anno, è un'esperienza comunitaria di gioia, di lode, di festa. E c'è un servizio musicale, un coro, un'orchestra di 100 elementi che sono molto più che una colonna sonora. C'è anche il dinamismo del corpo nel partecipare alla fede, momenti di silenzio, di adorazione, in cui si pregherà per le malattie, per i mali, dunque la guarigione, la liberazione. Più di 250 sacerdoti saranno presenti offrendo il ministero della riconciliazione sacramentale. I bambini di diverse età scolari, materne, elementari e medie avranno i loro meeting con un programma che farà vivere loro le dinamiche del buon samaritano. Le celebrazioni eucaristiche affidate a cardinali e arcivescovi, e i giovani che avranno anche una parte determinante, le famiglie. Dunque è questa immagine del popolo di Dio, come ama dire Papa Francesco, una chiesa dinamica, una chiesa che vive con grande semplicità ed immediatezza la fede. È un'esperienza da fare, direi, perché anche un'immagine, un volto di cristianesimo diverso, insolito rispetto a quello che siamo tradizionalmente abituati a vedere.